Sheriff, allora è arrivata una vittoria che è molto importante per la squadra, no? Anche se le prestazioni c'erano state, ma un punto in 2 giornate per una squadra come l'Arezzo erano duri da digerire e invece questi 3 punti vi rimettono subito in corsa. Giusto, giusto, sono 3 punti importantissimi per noi. Ci siamo allenati duro, duro, molto duro questa settimana perché volevamo scusarci ai tifosi, a tutti per quello che è successo la partita scorsa, per ripagare oggi. Senti, è stata una partita equilibrata fino al tuo gol, poi di lì in avanti l'Arezzo ha trovato più spazi, ha dilagato dal campo come l'hai vista, al di là del fatto che la vittoria, insomma, è meritata. Sì, è stata una partita molto tosta perché lo diceva il mister, se facciamo gol per primi, tutte le squadre che difendono contro di noi, se facciamo gol per primi, cercheranno di... Hai capito? Quindi sono meglio di non dire queste cose perché è una cosa tecnica. Quindi comunque è stata una partita molto, molto, molto intensa e sono contento, contentissimo per questa vittoria e è bello vincere oggi. Al di là del gol, comunque hai fatto una partita veramente straordinaria, hai tenuto alta la squadra, hai fatto reparto, hai preso anche un po' di botte, insomma. Ci sta, ogni partita, ogni domenica io cerco di dare il massimo, anche se non viene il gol, cerco di aiutare i compagni e stare lì sul pezzo e fare la guerra e aiutare la squadra a conquistare i 3 punti, perché a volte non è facile giocare certe squadre, è molto dura. Però oggi è stata una vittoria molto importante per noi. Bella la festa a fine partita sotto il settore. Eh sì, bella, bellissima, bellissima. Con questi tifosi che vengono sempre, ogni partita, noi ogni domenica giochiamo in casa, perché con questi tifosi come fai a non dare 100% ogni partita? È impossibile. Il gol è simile a quello di San Giovanni, no? Deviazione sotto misura. Mi dici che sensazione hai provato quando hai visto la palla dentro, dopo che qualche minuto prima ti avevano annullato un gol, insomma, per un fuorigioco dubbio di convinto. Eh sì, ero sicuro che quello era gol perché io non ho visto il posizione del convito, ma io ero molto dietro, sono venuto a mettere quel gol dentro. Però sai, a volte quello che conta è stare sul pezzo e aiutare la squadra, poi il gol arriverà da solo. Te la dedica sempre più alla tua mental coach. Questa volta il gol lo dedico a Federico Vittori perché lui durante la settimana mi aiuta tanto, mi fa vedere i movimenti da attaccante, quindi sto cercando di imparare molto da lui.